Il tanto discusso progetto per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Ascoltiamo oggi il presidente della Regione Calabria, Nino Sperlini. Oggi abbiamo consegnato assieme al presidente Musumeci la nostra definitiva richiesta di costruzione del ponte sullo stretto, uno stretto che non è uno stretto tra due regioni dell'estremo meridione d'Italia, ma sono le due regioni di accesso all'Europa, sono la porta del continente per chi viene dal mondo nuovo, e cioè dall'Asia e dall'Africa, che sono i due continenti, l'uno l'Asia già attivo e padrone dei mercati e dei commerci e degli affari, l'altro l'Africa con tutto il ribollire sociale e di preparazione, appunto anche in campo finanziario e commerciale, nel suo cuore, proprio nel centro del continente, e che diventerà in futuro, sicuramente nei prossimi decenni, il gemello dell'Asia. Quindi per chi arriva dal canale di Suez, per chi arriva dal Mediterraneo, sono le prime terre d'Europa. L'Europa non può assolutamente farsi trovare con la porta d'ingresso, con la stanza d'ingresso staccata dal resto della casa. La Sicilia e la Calabria pretendono il ponte, non lo chiedono in ginocchio, non lo chiedono pietendo, ma lo pretendono perché i territori devono essere assolutamente unificati con il resto dei territori del continente europeo.